Ora procedo con l'unboxing dell'ultimo CD del Notturno Concertante, Led Dan 6, un CD in formato, in questo caso Digipak, edito dalla Luminol Records. È come nei precedenti album del Notturno Concertante, che è una band progressive rock con influenza anche etno folk rock. E in quest'ultimo album anche molta elettronica, però sempre diciamo su un discorso di innovazione e anche di tradizione del rock progressivo. Vediamo nella band i componenti fondatori come Raffaele Villanova e Lucio Lazzaruolo e alcuni componenti già ascoltati, già visti nella precedente formazione come il batterista Simone Pizza e Giuseppe D'Alessio come bassista. E nonché nuovi componenti come Francesco Margherita per la batteria, nonché tante altre collaborazioni per i singoli brani da violinisti internazionali, da ensemble come la Gesualdo Ensemble e tanti altri artisti che potete notare nelle note relative al CD. Per cui sono 10, 11 brani che vanno da brani totalmente strumentali, per cui non abbiamo, diciamo, un cantante nei singoli brani, ma sono totalmente strumentali. Vanno da brani più elettronici, innovativi, come la title track Led Dan 6, ad altri più, diciamo, melodici, con le diverse sfumature del rock progressivo classico. Andiamo per cui a aprire questo CD, uno slim Digipak, vediamo se riesco senza fare troppi danni. Qui, per cui apriamo e troviamo, diciamo, il CD all'interno con un packaging. Per cui abbiamo un packaging molto semplice con la copertina e la retrocopertina e il CD. Per i sample ti rimando al sito, adesso lo vediamo, e puoi per cui ascoltare delle anteprime dei brani. Siamo per cui all'interno del sito del Notturno Concertante, per cui Notturno concertante.it, dalla home page, una volta diciamo dato l'ok alla privacy, possiamo subito ascoltare diversi sample dell'ultimo album, nonché anche diciamo vederne la discografia, sentire i sample dei brani degli album precedenti, vedere i video, eccetera, contattare la band, acquistare attraverso Spotify, il iTunes ed altri canali il CD. Per cui Led Dan 6 abbiamo sia diciamo un sample del primo brano nonché title track e un video relativo proprio alla title track nonché tanti altri sample per cui potete poi ascoltare anche i diversi stili che sono all'interno del nuovo album che vanno per cui dal rock progressivo classico a componenti più di elettronica, più di remix, eccetera. Per cui ti invito ad ascoltare prima i brani per poi decidere l'acquisto. Per cui puoi acquistare il nuovo album ascoltandolo su Spotify, acquistarlo su Spotify o ancora su scaricarlo per poi acquistarlo su iTunes. Vediamo se vi è anche su Amazon, per cui certo anche su Amazon, per cui puoi scaricarlo con Amazon Music o direttamente in formato CD. Per questa unboxing e mini recensione è tutto, ti ringrazio e ai prossimi video.